Ciao a tutti, io sono Drain. E io sono Sorrow. Bentornati, mascherati e mascherate, in questo nuovo video di Brawl Stars. Ci sto prendendo gusto con Leon. Perché? Quindi lo userò. Leon? Che cos'è? Tipo uno spagnolo? Leon! È appena diventato messicano. Messicano? Leon del cartello. Il cartello de Jiménez. Se non facciamo la canzoncina fatta dal mariachi tipico stereotipato, ogni non volta siamo... non siamo felici. No, assolutamente, categoricamente no. Assolutamente. Madonna, la botta cicciotta. La botta cicciotta da esploso. Sono ti proteggo io. Sto congelato. Greba. E anche molto arrabbiato. Se, bella, tu spari i pungiglioni, io i razzi. Vabbè, ciao. Lui ti spara in bocca. Ciao. Okay. Stai attento perché la cosa che ti congela è una fregatura a tutto tondo. Madonna, no. Che dodge. Vabbè, ho capito. Fino a una certa. Io questa però la considero una vittoria. Cioè, alla fine, dai, siamo arrivati ai secondi. Questo è così che si vince in ogni partita su Brawl Stars. Si sopravvive un pochino. Anzitutto si arriva abbastanza in alto da guadagnare coppe. E poi ci si arma di buona volontà e una prospettiva positiva. Così e si pensa che quello che hai fatto è considerabile una vittoria. Sono tutte, sì, come se lo dice Hulk. Lo puoi dire anche tu. Deve essere vero. Deve essere Hulk. Assolutamente sì. Io voglio un taco. Oddio, mi hai ricordato la cosa di Rick e Morty. Cioè? Non è la forza che ti rende forte. Sì, l'ho visto anch'io il musical di Hulk. No. Sono gli amici che ti rendono forte. Ti danno la forza. Te e le tue valigette. Crepa, pinguino. Alla fine, Mr. P è un contrabbandiere di organi esplosivi. Perché? Perché c'ha ste valigette. Perché ognuno è un criminale? Perché è Brawl Stars in Messico? Basta. Tutti criminalotti. No, non è vero, vi vogliamo bene. Leon cos'è? Mascherati messicani, io vi voglio tanto bene perché senza di voi non avrei il mio cibo messicano che rientra tra i miei cibi preferiti. Senti, pinguino, famoso a capire, eh? Se siete delle mascherate ed è vostra intenzione conquistare il cuore di Drain, vi basta cucinare messicano, piccante o in generale degli straccetti con la cipolla. Sì, la via per il cuore di un uomo passa per le arterie. No, scusa, scusa. Passa per il cibo. E anche per quello delle donne. Che cosa credi di come fare? Come dice Glenn Quagmire, il primo modo per avvicinare una donna è portarla l'aggressione. In cucina. No, entrambe cose sbagliate. Oh, dammi una mano. Oh, occasione. Missili. Esplode aia. Nord Corea. No, niente, mi sa che è andata male. Sono morti tutti. Sì, ho notato. BB, che tu mi stai venendo a dare una mazzata? BB. Mia pocio, dove vai? Torna qui. Ah, no, torna aspetta. Torna qui. Oddio, c'ho paura. T'ammazzo. È pazza. Vabbè. Troppo tardi. Vai, ora vai, muori. Vai, secca tutti. Ora muori anche tu. Sta cosa, la sua super. Sono invisibile. Correggimi se sbaglio. Sono Batman. Sì, vabbè, Batman. Però Batman col Kigurumi. Mi ammasso a tutti, mi ammasso. Si chiama Kigurumi. Oh no. Vai. Guarda quanto trolla. È il momento della no. vendetta. Niente, mi sa che sono morto. Nah. Mi vedo male, conta. I believe that we can fly up in the sky. Sì, no, bello, ciao. No, sì, vabbè, ma perché l'ultima? Non la potevi fare un po' più vicina? Non la controllo. I razzi sono dotati di vita propria. Siamo secondi, quindi. Io questa la considero una vittoria. Sì, questa è come quelle guide che dicono attiva la modalità segreta per diventare invincibile su Brawl Stars. Poi, la modalità segreta è l'ottimismo. Sì, no, oppure cancellare il gioco. No, l'ottimismo, disiscaricalo, disinstallalo. Disinstallassalo. Se chiaramente lo disinstalli, non puoi più perdere. Qua ci sta bene il meme del nero che fa, se non fai, non puoi. No. Legittima. Se non. Prendiamo il pacchetto e andiamo a far vedere a Pam che dovrebbe e dimagrire. E se i pacchetti gli fanno i dispetti? Body shaming su Pam! Body shaming niente. Su Carl! No, body... Nani. Nani! Dove credi di andare? Perché è la sorella di Lilo. Bizzarra puffa. E vai, approfittane. Secca tutti. Vai, no, dove vai il primo? Guarda che caga... Vi ammasso a tutti, dal caga primo caga sotto! Siete tutti dei... Oh. Sono un ragazzino dopato. Ma che carini! Tutti e due morti. Una volta ho fatto una corsa, tipo una gara di ninjutsu. Guardala, e oddio. Ah, arriva la matta. Arriva il matto. Sì, è arrivato. Carla, gira. No, me ne frega niente. Allora, devo prendere. No, non ce la faccio. Ci penso me. A te. Ti salvo io. No, guarda come non ho pare. Guarda come ho trollo. Anche io tengo la bibita. Guarda come ho trollo. Crepa. Ta-da. È stato semplice. Ma perché... il bello è che quando sei invisibile, la gente proprio, cioè, non se l'aspetta mai nella vita. Semplicemente non realizzano il fatto che se io, anche da lento, ho 13 pacchetti e tu c'hai la bibita, perdi comunque te. A bibita. Questa tu non la puoi considerare una vittoria. Questa è una super vittoria.
Aloria, Aloria. Se non mi puppo non sono contento. Sì, se non ci facciamo da solo le YouTube poop, se non ci facciamo da solo. Se non ci facciamo da solo, da soli le YouTube poop. Oh, salve, vecchio. C'è solo un gelindo spacciapitoni in città. E quello sono io. E sono stato. No, scappa, oddio, bimbo. E niente. Carli ti ammazza con piccone. Immagino che in questo istante io sono stato ucciso da una specie di cosa che mi ha spaccato questa, la mascella. Questa come la consideri una vittoria? Una non vittoria. Risposta: no, e invece no, è una vittoria pure questa. Perché? Perché abbiamo imparato a capire, a scomprendere e a percepire e a giocare. E se verbi. Potessi guardare il mio sguardo, sappi che sarebbe uno sguardo di profonda disapprovazione e ironia. E non solo, ok, cerchiamo di prendere quanti... E cos'è quel non solo che hai aggiunto? Non te lo spiego, cerchiamo di prendere quanti più pacchetti possibile. Ok, andiamo a fare la spesa. Esatto. Tutto wow. Sono abbastanza convinto. Crepa, mummia. Quella, sì, dove crede di andare? Non ha capito che gli fa il trappolozzo? Invece no, la pirata. Loro fanno il trappolozzo a noi. No, è morta e quindi... Oh, mummia, dove credi di andare? Era una finta, ho fatto scherzone. Com'era il meme? È da mettere in museo, sei un pezzo da museo. Sei un pezzo da museo, ma okay. Non è un meme, è un insulto abbastanza greve, cioè non è come dire boomer, ma peggio. Non mi vedi? Oki Kroki, ah. Oki Kroki, boomer, vai. Dove credi di andare? Non io sono si scappa, 8 bit, il boomer remover. Boomer remover. Vai, guarda dove scappa. Zona invisibile, adesso faccio fuori la bambina, ya. Ecco. Questo non lo dovevi dire. Perché? Perché suona molto da Bastardi senza gloria. Bambina è un acronimo e sta per brutta animale. Aia, vabbè. Bamboccia, oddio, che mi sto facendo? Bene, wow. stai facendo bene. Poi immagino la scena, hai presente il tipo di anime che uno fa, estrae la spada, poi la ritrae e sono morti tutti? Sì. Stessa scena. Vabbè, sei Gaemon. Sì, dai. È qualche video che registriamo che le citazioni a Lupin si sprecano. Cioè, le facciamo di continuo. Vai, cantiamo la sigla, tu. Lupin, vetro infrangibile, l'incorreggibile, super flessibile. Sei invisibile. Malattia sessualmente trasmissibile. Sì, abbiamo una concezione differente di come è cantata la sigla. Ci dispiace. Scusa, Giorgiovanni, però... chiediamo perdono. Anche se quella non è la versione di Giorgiovanni. Perché? No. Ma alla fine un po' tutte le canzoni di quegli anime sono cantate da Giorgiovanni. Aia! Faccio fuori i giabroni. Ma perché ci sono tante EMS? Ma chi fa... Anche qua sotto c'è una EMS. Oh, io vorrei solo che EMS, non ne fassero. Tutte EMS. EMS. Teseo. Perseo. Un sacco di EMS. Oh, bella, io faccio danni quando sono nel mio cerchio viola. Oh, la mia safe zone. Il mio spazio sicuro. Sicuro. Immagino quando Tobit mette l'ultimate, prende e fa: nonno, don't touch me there. This is my nonno square. Mi duole. Aia, mi sono messo in una brutta situazione. Bello che hai fatto: mi duole. Aia. Ah, sì, legittimo. No, ammazza, comunque ho battuti. Mi duole dire che quando ho sentito per la prima volta il meme di nonno, don't touch me there, this is my nonno square, pensavo che fosse nonno, don't touch me there, this is my nonno square. Ovvero c'è il nonno che nonno, non mi toccate qui, questa è la mia piazza del nonno. Che cosa vuol dire? Non e lo c'è so. C'è il nonno che le insegue e fa infatti mi sono sempre spesso e volentieri domandato il significato reale di quella frase. Era quindi... una canzone antri soprusi fisici. Basta fare il giappo. Dammi una mano a raccogliere i pacchetti. Lero. I pacchetti sono importanti nel disegno universale. Non puntategli il dito contro. E siamo abbastanza. Vedi, questo sì. Questi sono i video che mi piace registrare. Questo. Quelli dove facciamo un mazzo tanto a tutti. Eppure quando non lo facciamo invece... ci consideriamo vincitori. Esatto, proprio così si fa. Ragazzi, perché la vita in realtà è solamente un modo biscotto bizzarro. Ma se piove si brucia. No, si sciove, Pensa che la pioggia d'acido. Una settimana da dodo. E c'è qualcuno qua sopra comunque, eh? Vai, esploriamo. No, non t'ha visto nessuno, barba nera. No, barba bianca, donna bimba. Barba donna. Questo si chiama barba donna. Nessuno si chiama con le iniziali di Mortal Kombat. Hai capito? Solo Mortal Kombat si questa... chiama con porca vacca. Ah, madonna, niente. Non puoi esploso. Niente. E dico niente, tranne Putin. No, Piper. Può rivaleggiare con un brawler con sé. Madonna. Ma si è tipo girato, la scena è stata letteralmente Leon che gli molla una pizza in faccia e gli fa no. Ti è corso in faccia. Cioè ha detto bla 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 e ha provato a darti una testata. Arriva Leon: i muscoli non sono tutto, crepa. Il fatto che tu abbia i muscoli non fa di te un brawler pericoloso. Dai, apriamo un'altra cassa.
Vediamo se trovo un altro brawler leggendario. Ah, sei simpatico così. Ah, ti seppellisco vivo. Sì, più o meno è quello l'intento. E se... niente. E mi stai sulle palle. Non ho trovato niente. Ma infatti mi stai sulle palle. Sulle palle uguale. Non è che se non trovi più niente per i prossimi 2 giorni per poi trovare vieni Mortis. Vieni perdonato dai tuoi peccati. Cioè, no, il tuo peccato è poche coppe, troppi leggendari. Vabbè. Ripartizione iniqua.